Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 6 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Segreti d'amore e acqua in bocca. Acqua in bocca su un segreto d'amore, soprattutto se vi riguarda in prima persona. Consigliati dal sestile di Saturno serio e severo, avreste mal giudicato drasticamente chiunque tenesse il piede in due scarpe. Ma ora come la mettete se in quelle scarpe ci siete proprio voi? La coppia Giove-Nettuno vi rende attaccati alla famiglia e fedeli ai principi, ma Venere Magliarda in segno di fuoco come il vostro vi cerca e vi tenta, rubandovi almeno per qualche ora. Tutto sotto silenzio, protetto da cortine discrete e da un'invidiabile riservatezza. Inutile reprimersi, tanto il cuore fa comunque quel che gli pare. Amori che ritornano. A volte, soprattutto i nati tra le 11 e le 15 del lunedì oggi potrebbero fare incontri con persone che sono state importanti nella loro vita. Occhio però. Giornata discretamente piacevole. Benessere. Un piccolo colpo di fortuna. Possibilità di nuove collaborazioni vantaggiose. Ottime idee. Situazioni da chiarire assolutamente con amici e conoscenti, non rinviate e usate tatto e cordialità. Discussioni con amici e colleghi, tensioni e polemiche, alcune delle quali totalmente inutili. Ci sono dei conflitti alla base irrisolti e quindi è gioco forza che riemergano nelle situazioni più impensabili. Una certa impazienza si potrebbe impossessare di voi improvvisamente, potreste avvertire attimi di ansia a causa di una situazione poco gradevole che si è venuta a creare con una persona a voi cara. Lavora, divertiti, riposa. Ma tutto insieme con gli altri, non solo. Buone occasioni per chiarire con una persona che vi sta a cuore delle cose che vi sono poco chiare o che necessitano degli appropriati approfondimenti. Non lasciate la gelosia entrare nel vostro cuore. Non portate rancore per un torto che pensate abbiate subito. Ponete la vostra fiducia nelle vostre stesse qualità di ripresa e andate avanti. In serata possibili discussioni con il partner o con un parente. In effetti fa parte del periodo non sentirvi compresi e capiti. Oggi pensate a qualche regalo utile da fare al vostro partner o a qualche amico a cui tenete particolarmente, sarà davvero apprezzato oltremodo. Se avete un mucchio di lavoro arretrato, non concentratevi sulle piccole cose, ma cercate di sbrigare i maggiori affari. I tempi non sono dalla vostra parte al momento. Ma non dovete perdere la speranza, dovete continuare a lavorare affinché le cose cambino in vostro favore. Se qualcuno non è in grado di dirvi cosa desidera o quale posizione assumere, non perdete il vostro tempo a cercare di decifrare i suoi messaggi. Spesso vi trovate confusi di fronte ai vostri sentimenti, ma, nella giornata di oggi non potrete fare a meno di affrontarli una buona volta. Configurazione che vi trova un po' affaticati dagli impegni quotidiani e familiari, specie se siete sagittari della terza decade. In particolare sia Mercurio che Marte vi rendono altalenante l'umore, probabilmente a causa di imprevisti vari. Niente di grave, in realtà, ma a fine giornata chiedete un meritato relax, in famiglia, nel clan delle amicizie fidate, che appare per voi come l'autentico riposo del guerriero. Si sa che da maggio si torna in pista, dal 10 maggio in poi di più, ma a volte sembra difficile aspettare, molte cose cambieranno e ci saranno delle graduali novità. Oggi vi sentite però un po' stanchi, fiacchi, per cui il consiglio dell'astrologo è quello di fare poco. In amore non volete più sottostare a situazioni che non gradite. Anche se per voi non costituisce un problema prendervi delle responsabilità, è pur vero che vi sono delle questioni che proprio non avete considerato e che vi porteranno a non essere molto centrati sull'obiettivo. Avete accettato passivamente uno stato di cose, che ora porta delle conseguenze e che probabilmente vi ostacoleranno su altre questioni. Vi conviene analizzarle e bloccarle da subito. Tra sesso e sentimento un grande fiume. Così racconta Venere appassionata e focosa in Ariete in Trigono, ma in aperto conflitto con la Luna, segreta e poco interessata al gioco erotico, se non squisitamente onirico. Gioco amoroso più fantasmatico che reale, da separati la vostra realtà sono i figli, che sorvegliate con tenera sollecitudine.
Serata ideale per lo svago, il cinema, il ballo, sempre che le vostre finanze non siano già finite miseramente in rosso. Amore ed Eros. In famiglia qualcosa da discutere e da chiarire, magari proprio riguardo alla crescita dei vostri ragazzi, con le tipiche turbe emotive della loro età. Vicini di casa enigmatici, vengono e vanno senza rumore, quasi un giallo. Cari Sagittario, finalmente arriva una giornata di riposo dopo tutte le tensioni passate che vi hanno steso e creato più di qualche tensione e incomprensione. Al lavoro non bisognerà darsi per vinti ma accettare che le cose vadano da sé. Non tutto si può prevedere e controllare. Il monito dei pianeti, se continuerete a nutrire tutta questa speranza negli altri potreste restare delusi. Una recente conquista ne è la prova. Ora come ora dovete puntare solo sulle vostre forze. Mercurio, in angolo disarmonico dal sociale segno dei Gemelli, può imitare il senso di altruistica accoglienza e di felice disposizione d'animo, sempre naturalmente presenti in voi. Ma in ogni caso queste caratteristiche, le riuscirete a mettere a disposizione in modo incondizionato verso chi ha conquistato il vostro cuore, grazie alla vostra generosità. Sia che siate coinvolti in relazioni nate da poco oppure coltiviate rapporti di lunga durata, avrete lo stimolo di mettere in atto la vostra esplosiva tipica espansività, che ha il potere di affascinare ma anche quello di commuovere. Lavoro e denaro? Guadagni discreti, quanto basta per programmare un restyling in casa o almeno acquistare qualche nuovo pezzo d'arredamento, per darle un'aria più moderna e colorata. Non è più tempo di pesanti e scuri vecchiumi, a meno che non si tratti di preziosi pezzi d'antiquariato. Sono probabili degli alti e bassi nel vostro rendimento dovuti al vostro stato psicofisico. Le stelle consigliano di rigenerarvi e credere maggiormente in voi stessi. Solo così ritroverete la strada per il successo. Se fate una professione autonoma siete nello spirito giusto di chi costruisce e si attrezza per trovare nuove modalità e contenuti da proporre a clienti e a collaboratori. Saturno è il vostro asso nella manica e vi fornisce le occasioni d'oro per affermarvi, se siete della terza decade. Benessere. Un po' sottotono, nulla di fisico, un senso di sottile malinconia, forse la sindrome da nido vuoto, perché i vostri ragazzi stanno crescendo e prima o poi avranno la loro vita. Meglio cercarsi subito qualche interesse. Screzi anche per chi i pupilli ha ancora piccini. Se la suocera pretende di crescerli alla sua maniera date in escandescenze. Credete di essere invincibili e instancabili, vi impegnate portandovi al limite. Affermate che i ritmi frenetici sono il vostro pane quotidiano, ma alla fine vi stancate pure voi, finendo per crollare. Per lei, la casa è un campo di battaglia, ma se i vostri pupi vi chiedono di giocare ecco quello che farete, importantissimo per la loro crescita, tenerveli vicini e scatenare la loro fantasia, le faccende potranno aspettare ancora. Per lui, piccola perdita idraulica, rimediate in qualche modo ma non illudetevi di aver risolto il problema, oggi è solo tamponato, giusto il tempo per trovare un artigiano a prezzi ragionevoli e iniziare i lavori. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.